Dodò Bruculeri, partita difficile sulla carta perché si gioca a Mazara, su un campo ostico. Per lei intanto è un ritorno nella sua città natale. Con quale spirito domani il Gela affronterà questa vera e propria battaglia? Un ritorno per vedere i miei figli soprattutto, non per altre situazioni. A livello emotivo e emozionale sicuramente non proverò niente, perché penso di ormai... Allenare una squadra fa parte del passato, io vivo in un presente importante e chiaramente non mi devo emozionare per niente. E con quello spirito la sua squadra domani affronterà, come dicevo, questa vera e propria battaglia? Uno spirito gagliardo, uno spirito importante, uno spirito di una squadra che ha ambizione di poter vincere il campionato. Ormai è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, cioè ci siamo là, ce la giochiamo. Ma è una lotta fra Gela, Dattilo Noir e San Cataldese, oppure dobbiamo considerare anche il Castelbuono? Ma il Castelbuono è un'insidia che sta dietro, insomma, guarda dalla finestra i nostri passi falsi, per cui incalza in classifica, ed è un avversario di tutto rispetto, deve venire a giocare qua a Gela, che di conseguenza ha fermato pure la San Cataldese in casa, una squadra che merita grande rispetto, però noi dobbiamo guardare la nostra strada, non possiamo guardare la strada degli altri. Nelle ultime tre trasferte, tre pareggi, adesso è arrivato il momento di vincere. Sì, tre pareggi che sono tre punti in classifica, per cui se siamo in testa alla classifica significa che tre pareggi hanno influito per rimanere in testa alla classifica. Ormai non parlare dei pareggi eccetera eccetera, in questo momento non bisogna, diciamo così, parlare di numeri, bisogna solo ed esclusivamente domani interpretare una gara importante. È una gara difficile, lo sappiamo, però rimane la consapevolezza che noi ce la giochiamo. Si presentano defezioni nella sua squadra? Sì, qualche defezione c'è, insomma, la squalifica dei tre piedi, il Floridia non è aggregabile, Alma con un grande punto interrogativo, Bonaffini con un problema al ginocchio, per cui insomma, l'infermeria insomma, sta lavorando tanto. Se fosse Schedina, due fisso? No, la partita della tripla direi.